all the listeners from YouTube, we know we're already live. So, good morning. We're tired, not enough sleep. We're happy. Yosif, his fiance, and he just woke up from the bed, and he was still in bed, and Maisa was talking to him, and we were next to her, and we're like, hey, 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 and she showed us, like, hey, this is my fiance, he was still in bed, yeah, we're like, yeah, oh my God, you do this to me, and I kill you, you show me to people when I'm still in bed. I like that.
Quagliano Jesus e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Vi auguro buongiorno, cari amici. Malo glupo pitanje. Una domanda un po' stupida. Avete dormito bene? Ecco, guarda, questa domanda, avete dormito bene? Chiaro che sì. Era corto, ma breve, ma dolce, come diciamo in croato. Com'è bello sudare, no? Ecco, tu sudi e lo gioisci sulle spalle, no? E tu felice. Ma da, sve u prihvaćanju. Ecco, tutto è nell'accettazione. Ecco, cari amici, iniziamo una nuova giornata con Gesù, con lo Spirito Santo. A questo ci insegna la madre, di iniziare ogni giorno con Gesù e finire con la preghiera e con Gesù. Iniziamo consapevolmente, di nuovo il segno della croce, della Santa Trinità, nel segno dell'amore, della croce. Questa è una benedizione. Dio attraverso questo segno ti benedice. Lui scende dall'alto a suo figlio nel corpo, nel tuo cuore e attraverso tutto il tuo corpo viene lo Spirito Santo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Otvoriamo le sue ruche. Apriamo le nostre mani. Le mani aperte dicono. Osjeti kako tvoje otvorene ruke. Senti come le tue mani aperte parlano. Otvorene ruke. Le mani aperte. Govore kako se tvoje srce predaje. Dicono che il tuo cuore si abbandona al Signore. Le tue mani dicono che il tuo cuore ringrazia, che dice eccomi Signore. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
Darova sedam raz daesh. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore. Sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Dushmana od nas otjeraj. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Dai oca da luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre e al Figlio che è risorto, allo Spirito Paraclito, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro motto sono le parole di Gesù: imparate da me e troverete la pace. Qualcuno disse: il mio tempo è la mia vita. Dimmi cosa fai del tuo tempo e ti dirò chi sei. Dimmi cosa riempie il tuo tempo e ti dirò cosa riempie il tuo cuore. Nel giorno tu hai 24 ore. Quanto tempo doni a Gesù? Da quelle 24 ore, quanto tempo dedichi al tuo amico divino?
Mentre rifletti su questa domanda, ricorda che la preghiera riguarda l'amore, non obbligo. Gospodine, Signore, mi siedo o sono inginocchiato qui davanti a te, eretto e rilassato. Il mio spirito è nel mio corpo. Resisto alla pressione di essere col corpo e spirito in un luogo diverso di qui. Di essere nel passato e nel futuro e non nel presente. Trattengo il mio spirito con delicatezza e forza, lì dove è il mio corpo, qui, in questo spazio. In questo momento lascio andare i miei piani, le preoccupazioni e le ansie. Li metto tutti nelle tue mani, Signore. Rilasso lo sforzo con cui li tengo e li do a te. Ti sto aspettando e per questo momento li lascio a te. Ti aspetto con nostalgia, pieno di nostalgia per te, per un amico, per incontro con te. Tu ti avvicini a me. Ti permetto di portarmi. Inizio il viaggio verso l'interno. Viaggio nel mio interiore, nel cuore, al nucleo più intimo del mio essere dove vivi tu. In quel punto più profondo del mio essere, tu sei sempre presente. Lì tu crei, fai rivivere e rafforzi tutta la mia persona senza fermarti. Spirito Santo, vieni, entra nel mio cuore. Spirito Santo, sveglia in me il desiderio di Signore, dell'amico, di Gesù. Spirito Santo, con tanto desiderio e amore e fiducia, che il tuo cuore ripeta: Spirito Santo.
mi ovdje učimo od Isusa. A on nas uči kako molimo. Gesù ci insegna come pregare. Preghiamo con le sue parole e con il cuore. Che le sue parole diventino le tue parole, le mie parole. Che dal mio interiore, dal mio essere, io rivolgo al Padre Celeste, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi. Per intercessione della nostra Madre Maria, Regina della Pace, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Wonderful Counselor, ever.
Jesu li slušali se već na ušima? Avete già le cuffie e le radioline? Dai, vorrei vedere se avete già messo le cuffie sulle vostre orecchie. Va bene. Sì, no, dipende. La maggior parte della gente già ha messo, allora possiamo iniziare. Prima di annunciare una persona cara, un pensiero dalla scuola della Madonna. L'esempio più bello di preghiera col cuore è Maria. Lei non rimane mai solo nella sua mente, solo con la sua opinione e le ambiguità che ne derivano, ma scende nel suo cuore, nel profondo del suo essere, e lì si incontra di nuovo con ciò che è stato detto a lei. Da colei che ha affrontato gli eventi dalla sua parte, con i suoi pensieri e atteggiamenti, come sarà questo quando non conosco marito, Maria diventa colei che riceve parole dall'altra parte. Il Signore sia con te. Non aver paura, Maria. Il luogo di incontro di quelle parole, pensieri ed eventi si trova a un livello più profondo nel cuore di Maria. Maria, da parte sua, custodiva tutti questi eventi, meditandole nel suo cuore. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E come il cuore di un giovane frate che adesso viene, vedremo. Lui è qui dalla nostra comunità, vivevamo insieme. Lui si chiama Fra Renato Galic. Cosa dirvi? Ho cercato di trovare qualche difetto, ho cercato, ma non c'è. Semplicemente è senza difetti. Voi sapete, lui è qui sempre sull'altare per la liturgia, ma non esiste e c'è. C'è e non c'è, io lo vedo così, cioè semplicemente non lo vedi, come se non esistesse, come se non fossi qui, tutto funziona, tutto a posto, potrei dire altre cose semplici, cioè semplicemente non puoi a non amarlo. Dobro. Va bene, basta così, caro Renato, prego, inizia con la catechesi perché la vogliamo sentirla dal tuo cuore. Adesso mi trovo un po' in imbarazzo dopo queste belle parole da parte del parroco. Voglio ringraziare a lui per questi 3 anni passati insieme qui e per tutte quelle cose che lui ha fatto qui. È facile essere buono e bravo cappellano quando hai parroco che sempre ti ascolta e che sempre è di aiuto in questa tua vita. È veramente sempre la benedizione poter parlare da questo posto, da questo altare, e posso dire che fino a un certo punto capisco tutti voi che siete qui sotto con sole e caldo, perché anche io a 15-16 anni per prima volta sono venuto al festival, 2-3 anni, e io passavo tutto questo tempo 5-6 giorni sotto il sole caldo. E adesso è proprio benedizione
poter stare d'altra parte e condividere con voi certe esperienze della mia vita. Io vorrei in questa catechesi fermarmi un attimo sul gesto del festival, motto del festival di quest'anno, che imparate da me e troverete la pace. Per l'inizio io vorrei leggere testo del Vangelo da quest'altro preso, questo motto, e fermarmi su certi punti. Questo testo dal Vangelo secondo Matteo è questo: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce, è il mio carico leggero. All'inizio vorrei fermarmi un attimo su questo verbo imparare. Imparare è una bella caratteristica, una bella virtù. Noi certe cose nella nostra vita possiamo imparare da soli, possiamo prendere per esempio un libro, guardare come qualcuno fa certe cose e poi da soli cercare di mettere in pratica queste cose. Ma imparare consiste anche in una figura importante, cioè la figura e il ruolo dell'insegnante, cioè colui che cerca di insegnare agli altri. Sempre bello quando qualcuno con la propria vita, con il suo esempio, ti fa vedere come funzionano certe cose e non solo che ti dice fai questo e quello in questo o in quel modo. Per me è rimasta bella la figura di maestro dai primi anni di scuola, sia da scuola elementare che a scuola superiore, all'università, e di tutti quelli che ho avuto nella mia vita sacerdotale. Sempre bello dopo incontrare il maestro, anche se qualche volta magari non andavamo d'accordo per certe cose, invece adesso chiedere scusa e vedere come bello andiamo avanti. Io credo che questa mia opinione condividono anche i miei confratelli che sono qui, noi frati che viviamo nelle comunità. Abbiamo questa benedizione di vivere anche con i fratelli e sacerdoti di una certa età, alcuni hanno più di 80 anni e loro hanno una grande esperienza di vita, anche se qualche volta condividiamo certe stesse opinioni, ma è sempre bello quando alla fine ci sediamo e noi frati giovani impariamo certe cose da loro, certe cose che loro hanno passato nella loro vita avendo tanta esperienza. Sempre bello acquisire nuove conoscenze e acquisire anche lo sguardo sul mondo, ma oltre tutti questi maestri terreni che ciascuno di noi ha avuto, ce li ha adesso nella vita. Per noi cristiani è un luogo particolare a un altro maestro che è Gesù Cristo, cioè nostro maestro divino. Nel Vangelo Gesù chiamano con tanti nomi, uno di quei più usati e a me più caro è che Gesù Cristo è nostro maestro e tutti noi siamo i suoi discepoli. All'inizio i discepoli erano solo 12, ma noi vediamo dopo che questo numero, il discepolo, riguarda tutti i cristiani, tutta la comunità, e tutti noi adesso che siamo radunati qui siamo discepoli di Cristo. Ma Gesù è diverso dagli altri maestri. Se guardiamo per esempio certi maestri di oggi, professori noti o le scuole, vediamo che loro cercano solo un certo profilo di persone, spesso questo sono dei buoni alunni, e si crea un cerchio chiuso di persone. D'altra parte Gesù Cristo nella sua scuola invita tutti noi senza nessuna condizione. Quella condizione principale che Gesù cerca e chiede da ciascuno di noi è di permettere a Lui di guidarci nella nostra vita
E noi vediamo che essere discepolo di qualcuno non significa solo seguire una certa dottrina, ripetere quelle cose che lui ci diceva, essere istruito in certe cose, per esempio nel morale. Allora, se torniamo in breve nell'ebraismo, dove era nota questa figura del maestro, ma i loro discepoli, quando imparavano abbastanza, loro potevano lasciare i maestri e poi andare e insegnare agli altri, perché non avevano più bisogno di quel maestro. Invece, a differenza di loro, noi siamo chiamati sempre a essere con il nostro maestro e seguire principalmente lui, la sua persona, il suo esempio, e poi anche tutte quelle parole e le cose che lui ci ha insegnato nella sua vita. Cosa significa imparare da Gesù? Quello che lui dice nel Vangelo di oggi. Imparare da Gesù significa aderire a lui, cioè tenere Gesù fortemente, essere sempre con lui nella vita quotidiana, seguirlo, seguire le sue orme e condividere il suo sguardo su questo mondo, la sua opinione. Ciascuno di noi può chiedersi: da chi io imparo nella mia vita? O magari quando ho bisogno di una certa conoscenza, certe virtù, da chi andare? Ci sono tanti maestri, non solo quelli diretti, ma noi vediamo che anche mass media, soprattutto social media, in modo indiretto vogliono modellare ed essere nostri maestri. Adesso vorrei fermarmi un attimo su noi stessi come discepoli di Cristo, cioè su certe virtù che noi dovremmo avere nella nostra vita, partendo sempre da certi eventi del Vangelo. Torniamo prima di tutto al Vangelo di ieri, che abbiamo ascoltato ieri sera all'Eucaristia. Abbiamo sentito che Pietro ha detto che Gesù Cristo è figlio di Dio, ma indipendentemente a questa grande cosa che Dio Padre gli ha annunciato, lui subito dopo fa un errore incomprensibile. Lui, come discepolo di Cristo, prende suo maestro in disparte e vuole insegnarlo. Cioè, il discepolo cerca di educare il suo maestro. Cioè, semplicemente a lui non è piaciuto che Gesù deve soffrire, che deve prendere la sua croce, perché Pietro non immagina Dio così, perché Pietro a Gesù vuole essere maestro invece di permettere a Gesù che lui lo insegni. Questa è una delle prime caratteristiche che noi dovremmo avere come i discepoli: essere sempre coloro che si fanno insegnare, permettendo al Signore di portarci avanti nella vita. Gesù dice a Pietro una cosa: vattene da me, Satana. Ma dicono gli esperti che conoscono bene le traduzioni che in realtà gli sta dicendo: Pietro, devi andare dietro a me. Cioè, questo è scopo del discepolo, non che Gesù segue noi, ma che noi sempre nella nostra vita siamo dietro a Gesù, permettendo a lui di guidarci, anche se certe cose nei momenti importanti non saranno chiare. Ma questo da noi chiede l'abbandono, la fiducia, e che semplicemente ci abbandoniamo alla guida del Signore. Noi qualche volta vogliamo cambiare Dio, invece di permettere a Dio che per mezzo della preghiera cambia noi. Vediamo che non è facile essere discepoli di Cristo. Gesù, spesso non siamo d'accordo in certe cose, e qualche volta serve del tempo per mettere a Gesù di cambiare certe cose nella nostra vita. L'altra caratteristica che bisognerebbe avere come discepoli è l'ascolto. E io credo che tutti noi nella nostra educazione abbiamo ascoltato tanto. L'ascolto è molto importante anche nella vita spirituale, a differenza di Pietro che vuole insegnare a Gesù invece di ascoltare. Nella Bibbia troviamo una bella
posizione, cioè nell'ebraismo, era l'abitudine che i discepoli siano seduti accanto ai piedi del suo discepolo. Loro erano sotto e il loro maestro era sopra. E loro erano concentrati sul proprio maestro. Questa è posizione di umiltà e di ascolto. Un bellissimo esempio di questo troviamo nel decima capitolo del Vangelo secondo Luca, che abbiamo ascoltato qualche domenica fa, che è il Vangelo di Marta e Maria. Mentre Marta lavorava, dice Evangelista Luca, che Maria era seduta accanto ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Io credo che tutti noi possiamo trovarci più facilmente Marta, che lavora tanto, è come se volesse ammirare Gesù con le proprie cose e con grandi opere. Invece Gesù qualche volta chiede solo di fermarsi, di fermarci un attimo nella nostra vita e di ascoltare. Ma ascoltare non è facile. Tutti noi preferiamo parlare, insegnare come Pietro, invece di fermarsi e permettere all'altro, permettere a Dio di parlarci. Possiamo iniziare dalle nostre relazioni, dal punto quanto noi permettiamo agli altri di parlarci. Per esempio, anche nelle nostre preghiere, tutti noi preferiamo dire a Dio, imporgli certe cose, invece di fermarci, essere in ascolto del nostro interiore, essere in ascolto della voce di Dio. Ma non è facile sempre rimanere in silenzio con noi stessi, con le nostre debolezze, con le nostre ferite, con le nostre cadute. Come ascoltare nella vita spirituale? Una delle più belle esperienze come sacerdote ho avuto qui a Medjugorje, sinceramente, l'esperienza dell'adorazione e il silenzio durante questo. Qualche giorno fa, quando c'era la preghiera davanti alla croce, la preghiera con le candele, nonostante tanta gente che si trovava qui da diverse parti del mondo, dopo la lettura, dopo meditazione, dopo i canti, qui c'era un assoluto silenzio, ed è difficile trovare in qualche altro luogo un'esperienza del genere, quando migliaia e migliaia di persone possono essere in silenzio davanti al Signore e permettere che Lui li parli. Questo è uno dei bei messaggi, una delle belle cose che Medjugorje offre a questo mondo moderno, di fermarci, di rimanere in silenzio e permettendo al Signore che Lui ci parli, e per riconoscere la voce del Signore nel chiasso di questo mondo. Un'altra bella caratteristica che dobbiamo avere come discepoli di Cristo, essere aperti, essere disposti al cambiamento. In alcuni posti nel Vangelo noi troviamo come Gesù ha insegnato ai suoi discepoli di notte e gli spiegava certe cose. Un bel esempio di un dialogo notturno troviamo nel terzo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, quando Nicodemo viene a Gesù. All'inizio di questo dialogo Nicodemo ci nomina Gesù con la parola maestro. E noi sappiamo che Nicodemo era un maestro molto conosciuto all'epoca. È difficile oggi, nel mondo di oggi, trovare due maestri, due professori che sono disposti a discutere, permettere uno all'altro ad insegnarlo. Nicodemo permette a Gesù di insegnarlo. E da lui noi vediamo l'apertura e la disponibilità al cambiamento, una cosa molto importante. Nicodemo, come nemmeno noi, comprende completamente quello che Dio gli dice. Qualche volta ci vuole del tempo e sforzo per riconoscere cosa Dio ci sta dicendo. Ma è importante essere aperti, avere cuore aperto e non essere chiusi. Cioè, non è una caratteristica bella che troviamo da certe persone che non vogliono abbandonare le proprie idee, le proprie opinioni.
È difficile lavorare con loro perché loro sempre vogliono insegnare gli altri invece di permettere che loro stessi qualche volta ascoltino gli altri, vengono istruiti. Citiamo anche l'esempio della Beata Vergine Maria. 3 giorni fa, al giorno della Porciuncola, abbiamo ascoltato il Vangelo quando l'angelo Gabriele viene alla Beata Vergine Maria. Lì vediamo da lei come lei era aperta al Signore. Lei non comprendeva tutto perché non aveva capito tutto, e qualche volta non dobbiamo nemmeno capire tutto, perché nella fede non possiamo completamente comprendere Dio, ma è importante permettere che Dio ci guidi. Vediamo un'altra cosa dalla Beata Vergine Maria. Lei non aveva paura a porre domanda all'angelo come lei compiere il bambino quando lei non conosce il marito. È giusto come lei cerca chiedersi quando non conosciamo certe risposte nella nostra vita, andare al Signore, andare con una posizione umile, con posizione di apertura e permettere che la sua parola sia l'ultima parola nella nostra vita. E imparate, non come noi, non che noi imponiamo a Dio come sarà, come deve essere la nostra volontà, ma che la volontà di Dio deve regnare nella nostra vita. Questo viene spesso citato nei messaggi qui a Medjugorje, cioè questo invito all'apertura, che noi ci apriamo a Dio di aprire i nostri cuori. Ed è proprio quello che faceva la Beata Vergine Maria, è quello che Nicodemo faceva nella sua vita. È importante, quando parliamo dell'apertura, di essere aperti allo Spirito Santo. Ed è bello che a Medjugorje, prima del programma, al mattino preghiamo l'inno allo Spirito Santo e preghiamo che lo Spirito Santo ci guidi in quella giornata, in tutte quelle cose, le parole che sentiremo quel giorno. Gli apostoli non avevano capito tutto, solo quando hanno ricevuto lo Spirito Santo. Loro, solo loro, comprendono completamente cosa Dio vuole da loro. Per questo è bello, nella giornata, all'inizio di ogni giornata, invocare la potenza dello Spirito Santo, che Lui ci guidi nella vita, che ci guidi sempre, porti nella ricchezza che Gesù Cristo vuole donarci. Imparare da Gesù Cristo, e Lui dice che è mite e umile di cuore. Questo Vangelo viene letto per il Sacro Cuore di Gesù, ed è importante che noi, come Apostolo Giovanni, veniamo a Gesù, di poggiare la nostra testa sul suo petto, sul suo cuore, e di cercare che anche il nostro cuore, il nostro interiore, sia come quello di Gesù. Questo significa che anche noi cerchiamo ad amare come Gesù ha amato Dio e il prossimo. Parlare da Lui come comportarsi con gli altri e con il prossimo. È importante imparare da Lui a pregare. È una bella scena del Vangelo quando Gesù in un'occasione si è ritirato in silenzio e ha pregato. Lui non ha voluto essere visto dai discepoli, ma quando i discepoli hanno scoperto che il loro maestro prega, loro hanno chiesto da Lui che Lui insegni a pregare. E noi vediamo che Gesù non impone mai certe cose, ma cerca con la propria vita e con il proprio esempio far vedere, e ci invita che anche noi seguiamo Lui e i Suoi passi nella nostra vita. E più andiamo da Gesù, più impariamo da Lui, più ascoltiamo la parola di Dio, con questo diventiamo sempre più simili a Lui e assomiglieremo di più a Lui. Allora il nostro cuore sarà come il suo cuore, le nostre parole, le nostre opere diventano le parole e opere come sue. Allora torniamo alla prima cosa che c'era tra Dio e prime persone prima che il peccato è entrato nel mondo e ha portato l'inquietudine. Torniamo all'inizio, quando l'uomo era in pace con se stesso, con la natura,
con il prossimo, ma ancora più importante quando l'uomo era in pace con Dio. Questa è quella pace biblica, quella vera pace che Gesù vuole donarci, essere in unione con Dio. E io credo che ciascuno di noi sia adesso o qualche volta nella propria vita ha cercato la pace, ma la pace non può essere senza Dio. E vediamo che su ogni passo gli uomini, le istituzioni, i mass media ci offrono la pace, ma qualche volta ci offrono delle soluzioni espresse, veloci, ma per la vera pace, vera sicurezza, ci vuole del tempo. La vera pace non può venire così facilmente, allora questa è una pace falsa, una sicurezza falsa. Dio non ci promette mai che le cose andranno bene, che il cambiamento arriverà in fretta, subito, ma chiede da noi sacrificio e ci promette di essere sempre con noi. Non dice che sarà facile, ma lui dice che sarà sempre con noi. Quando Gesù è risorto, i suoi discepoli erano impauriti e si sono chiusi dietro la porta. E quando Gesù è venuto a loro, prima parola che gli dice è pace a voi. Gesù ha visto che i suoi discepoli erano impauriti, inquieti, e questo spesso vede da noi, e a noi vuole portare la sua pace. E noi vediamo che la pace può venire solo dal Signore, e la vera pace non c'è mai senza Dio. Questo vediamo adesso in questo mondo, questo abbiamo visto in tutta la storia, quando gli uomini hanno cercato di creare la pace in modo sbagliato. Questo sempre ha provocato più disordine. Ho citato che la pace significa essere in concordia con Dio, e noi sappiamo chi e cosa distrugge questo equilibrio. Questo è sempre peccato. Il peccato ha distrutto la pace interiore, equilibrio che c'era tra Dio e uomo. E io credo che ciascuno di noi ha questa esperienza della vita, l'esperienza del peccato, che al posto di portarci la pace, qualche volta ci porta solo una pace temporanea, ma a lungo andare sempre porta inquietudine nella vita, ma ancora più importante nella relazione tra Dio e l'uomo. Il peccato sempre porta il peso ai nostri cuori e alla nostra vita. Se torniamo all'inizio di questo breve Vangelo che abbiamo sentito all'inizio, vedremo che Gesù ha parlato di un certo peso. Gesù cita di venire a lui, di prendere suo carico e suo giogo, è di dare a lui nostro carico e nostro peso. Quale è il peso e giogo di Gesù? Qual è il giogo che noi portiamo nella nostra vita? Io credo che ciascuno di noi ha sentito questa esperienza, ha avuto questa esperienza di portare un peso inutile. Qualche volta le altre persone che inutilmente ci portano i pesi, difficoltà, qualche volta siamo pure noi quelli che nella vita degli altri mettono certi pesi. Ma esistono dei pesi che noi stessi inutilmente mettiamo sulle nostre spalle. Magari questo qualche volta sono le decisioni errate, parole errate, le opere, ma questo soprattutto il peccato, che è sempre più grande peso delle nostre anime. Qualche volta inutilmente ci abituiamo a questo peso, e questo non va bene. Non dobbiamo mai abituarci al peccato, aver paura di venire alla confessione e togliere questo peso. Preparandoci per questa catechesi, io mi sono ricordato di un esempio che ho avuto parlando con una persona qualche mese fa. Mi ha testimoniato che in un certo momento della sua vita ha deciso di fare un cambiamento e andare per un'altra direzione nella sua vita. Testimonia che qui si è confessata, dopodiché
che si è convertita e si è messa a seguire Gesù. Per qualche anno andava tutto bene e di colpo è caduta, crollata. Ha fatto solo un peccato che non era nemmeno un peccato grave. E lei non aveva forza di venire alla confessione, aveva la paura di venire e ha avuto paura di donare a Dio questo peso. Ha avuto paura di una nuova caduta. Inutilmente ha preso il vecchio peso sulle proprie spalle, ha messo il peso del peccato che non doveva portare, ma l'ha portato per qualche mese, addirittura qualche anno. E per togliere quel peso non serve tanto. Questi giorni io penso che avete visto questa croce di San Damiano. Questa è la croce che è grande importanza per noi francescani. Questa croce viene da un periodo nel quale Gesù non veniva presentato come Gesù sofferente, ma se guardate bene il suo volto, potete vedere che Gesù è felice, il suo sguardo è mite. Noi vediamo che le sue mani sono allargate, come se Lui ci invitasse di venire a Lui. È significativo che questa croce si trova sopra l'altare, come se ci invitasse questo altare, questo incontro, questo luogo dell'incontro, il luogo dove Lui vuole che noi a Lui doniamo peso. Ma esiste un altro luogo dove togliamo questo peso, questo sicuramente è confessionale, è il sacramento della confessione. Spesso gli uomini hanno paura a venire al Signore, ma se guardate il volto di Cristo vedrete che Lui in realtà ci invita di venire a Lui. Queste sono quelle parole che ha detto all'inizio del testo di oggi: venite a me, tutti voi stanchi e oppressi. Noi vediamo che Dio non invita i perfetti, buoni, ma invita stanchi e oppressi. Ogni volta quando Dio invita, Lui non costringe nessuno, Lui sempre offre la libertà. Ci invita che noi stessi scegliamo di non aver paura e di venire da Lui. Una delle esperienze più belle che io porto come sacerdote qui è proprio questa esperienza della confessione, cioè quando vediamo la persona che entra nel confessionale e sul suo volto si vede che porta grande peso, che porta grande giogo sulle proprie spalle. Questo è chiaro. Ma a differenza dell'entrata, quando escono dal confessionale, noi vediamo che sono sorridenti, felici, quello che è più importante, senza quel peso. E mentre gli altri mettono i pesi, Dio è sempre colui che ce li toglie. E raramente qualcuno invita le persone con il peso per stare in compagnia, cioè le persone che hanno le difficoltà. Noi vediamo che il nostro Dio, il nostro Maestro, è un po' insolito e che invita proprio queste persone. E io penso che tutti noi possiamo riconoscerci in queste cose. Gesù dice che Lui vuole darci la pace e che vuole togliere i pesi che noi portiamo per darci la vera pace. Ma Gesù dice di prendere il nostro giogo, di dare a Lui il nostro giogo e prendere il suo. Vediamo che Gesù non ci promette la vita senza la croce, senza peso, ma il suo peso, sua croce è molto più leggera delle croci e i pesi che noi ci mettiamo sulle spalle. Quando prendiamo il suo giogo, Lui non ci promette che sarà facile, ma che sarà sempre con noi e che Lui continuamente ci aiuterà nella nostra vita. Nella Bibbia tradotta in croato prima di questo testo sta una bellissima cosa, cioè titolo invito salvifico,
perché ha per scopo la felicità eterna, questa felicità, questa pace non possiamo avere da noi stessi, nemmeno possiamo avere senza Dio. Noi qui a Medjugorje veniamo alla Madonna come la regina della pace, e proprio la pace è uno dei più importanti messaggi, una delle parole che più spesso viene usata nei suoi messaggi, ci invita alla pace che deve regnare tra l'uomo e Dio. E per questo, finché siete qui a Medjugorje, in modo particolare quando passate tempo in silenzio, raccoglimento durante l'Eucaristia e adorazione, cercate di vedere cosa è quello che vi toglie la pace, quelle cose, quelle persone vi portano inquietudine invece di portare la pace. Cercate di essere più vicino a Dio, avvicinarsi a Lui, e la pace pian pianino verrà nella nostra vita. Dio è colui che ci porta la pace. Lui chiede da noi che noi portiamo la pace nella vita delle altre persone. In un altro luogo, quando Lui mandava i Suoi discepoli, prima cosa che gli dice era di dire agli altri pace a questa casa. Lui dice, se qualcuno è amico di pace in quella casa, la pace rimarrà su di lui. Una bella parola, essere amico di pace, essere portatore di pace, come Gesù dice nelle Beatitudini. E noi vediamo che in maggior parte dei casi dipende da noi se la pace rimane nella nostra vita, e questo dipende dal fatto se noi vogliamo accettare il messaggio di Dio. Purtroppo noi forse non possiamo portare la pace al mondo, la pace nella vita degli altri. Purtroppo questo non è nelle nostre possibilità e capacità, ma quello che possiamo è proteggere, mantenere la pace nella nostra vita, cioè tenere la pace nella propria famiglia, nel proprio posto di lavoro, nella nostra comunità, nella nostra vita, soprattutto dalle famiglie, tutte le caratteristiche che creano inquietudine e creano le dispute. E per la fine vorrei in breve citare l'esempio di San Francesco. In una preghiera lui dal Signore chiede di farlo diventare l'arma della sua pace. Vediamo quanto è importante pregare per la pace nella propria vita, ma anche pregare per la pace nel mondo. Dicono che Francesco le sue omelie sempre iniziava con le parole «Il Signore ti dia la pace». Questo è un bellissimo esempio che noi possiamo usare nelle nostre relazioni, perché anche noi, come Francesco e come discepoli di Cristo, sempre iniziamo il nostro dialogo con questo saluto di pace, e che anche noi, come Francesco, siamo gli uomini di pace, ma di avere la pace nella propria vita per essere in pace con Dio, e solo allora potremo donare la vera pace agli altri. Il Signore vi dia sua pace. Amen. Grazie, Fra Renato. Grazie per tua testimonianza, per le tue parole che tu ci dici della tua esperienza. Sei giovane, ecco, 2 o 3 anni fa sei diventato sacerdote, ma hai già grandi esperienze, e ci parli dall'esperienza di Gesù e della vera via alla pace. Grazie perché hai testimoniato questo. Adesso, insieme al nostro coro, alla nostra orchestra, andiamo, perché la gioia di Dio e della Madonna venga nei nostri cuori.
Amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery. How you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Let's go. Heaven is in my heart.
slušalice već na ušima, jel tako? Allora, avete già le cuffie. Neki još vade, vidi. Alcuni non hanno ancora messo, stanno tirando dalle borse. Prije nego najavim sada... Prima di annunciare qualcosa di bello, qualcosa di grande che è nato a Međugorje, un pensiero della scuola della Madonna. L'odore di una rosa non possiamo descrivere agli altri. Possiamo provare a farlo, ma sentiremo che tutte le parole sono inadeguate per esprimere ciò che abbiamo vissuto annusando la rosa. Siete d'accordo? Sì, è difficile trasmettere agli altri, cioè raccontare a loro quello che abbiamo provato quando abbiamo annusato la rosa. Così è la stessa cosa con Dio, perché Dio è al di sopra della nostra ragione, al di sopra delle parole, dei concetti e dei nostri sentimenti. Allora non possiamo conoscerlo con l'aiuto della ragione, delle parole, dei concetti o dei sentimenti. Possiamo fare fino a un certo punto, possiamo anche agli altri descrivere questo, ma sempre dobbiamo scendere, cioè dalla testa, uscire da questo e scendere nel cuore. A questo ci insegna la Madonna. Pregate col cuore. Adesso, cari giovani amici, immaginiamo quello che Gesù ha detto in quella bella parabola, quella parabola del chicco di senape, un piccolo chicco appena visibile. Cresce e diventa un grande albero. Per me questa è l'immagine di Mary's Meals, i pranzi di Maria, i pasti di Maria. Come è cresciuto un seme in Magnus? Questo seme è nato in lui a Međugorje, cioè in lui come un uomo giovane, ed è cresciuto in un grande albero che si chiama Mary Smith, i pasti di Maria, è diventata una grande famiglia. Di tutto questo Magnus e sua famiglia, cioè la comunità e amici di Mary Smith. Prego. Tu sam. Are you ready, Olivia? Yes. It just makes me so happy every year to come back here again to this beautiful gathering. Ogni anno sono felice perché posso venire in questo luogo, in questa bellissima riunione, un bellissimo raduno. Prima di tutto, in modo particolare, ringrazio Fra Marinko per il suo appoggio in tutti questi anni. Un appoggio che noi riceviamo da tutta questa parrocchia, questo per me vale tantissimo. E così voglio anche ringraziare tutti voi giovani con cui ho passato questi giorni. Per me voi siete ispirazione, mi fate ricordare come si vive la fede con la gioia.
my age was. And it took me a long time to remember I was 54 because I thought I was 18 or something. Qualcuno oggi mi ha chiesto quanti anni ne ho e avevo bisogno di ricordarmi avevo 54 anni, invece ho pensato di averli solo 18. Ma prima di tutto e cioè soprattutto voglio ringraziare a Dio. Ringraziare per le grazie continua a riversare in questo luogo. Ringrazio lei perché ci manda sua madre in tutti questi anni. Abbiamo bisogno di lei più che mai. Now that Mary's meals, this work of love is a fruit of Medjugorje. Tanti di voi nel frattempo sanno che Mary's Meals e i pasti di Maria sono opera d'amore frutto di Medjugorje. Questo è frutto di preghiera. E questo semplicemente è un'opera d'amore. Mary's Meals consists of lots of us around the world walking together. Quello che Mary Smith fa è che tanti di noi in diverse parti del mondo camminano insieme. E per questo ci piace venire davanti all'altare così numerosi. Perché noi a Mary Smith sappiamo che una persona singola non può fare tanto. Ma quando mettiamo insieme tutte queste piccole cose, allora questo diventa un bellissimo dono per Dio. Il nostro lavoro consiste che ogni giorno assicuriamo un buon pasto ai bambini più poveri del mondo. Questo pasto sempre serviamo a scuola. Così che soddisfiamo il bisogno di mangiare a questi bambini affamati. E già con il fatto che lo serviamo a scuola, noi a loro diamo la possibilità di istruirsi. E noi vediamo che l'educazione può liberarli dalla povertà. Da quando l'anno scorso siamo incontrati qui, l'opera di Pasti di Maria è cresciuta. Oggi sono felice perché posso dirvi che ogni giorno 2.279.941 bambino riceve un pasto a scuola. Ogni pranzo preparano e servono i volontari del luogo come atto d'amore. E quanto è possibile questi pranzi sono fatti dalle cose, dalle sostanze coltivate a livello locale. L'anno scorso alcuni di noi sono venuti qui a passare qualche giorno in preghiera per Mary's Meals. Padre Franky che adesso qui faceva le lezioni, la catechesi. A un certo momento ci ha posto la domanda. Lui ha chiesto, ma era il primo bambino che ha ricevuto il pasto di Maria? Io mi sono ricordato di prima scuola nella quale 20 anni fa abbiamo servito il primo pasto e ho cercato di ricordarmi i nomi di questi bambini.
E poi Padre Frank ci ha detto: ma questo era Gesù? Cioè, logico, era lui. E io mi sono sentito un po' in imbarazzo, ma questo è anche un bellissimo ricordo. Cioè, far ricordo che ogni bambino che nutriamo oggi in realtà è Gesù. Oggi in questo mondo inquieto ci sono affamati più che mai. Cioè, in realtà, uno di 9 persone al mondo soffre, patisce la fame. È proprio nel mondo dove c'è abbastanza cibo per tutti noi. La fame muoiono tanti bambini. Questa è una offesa, un scandalo che grida e invita ciascuno di noi a operare, a fare qualcosa. Logico, dobbiamo pregare per gli affamati, ma dobbiamo anche operare. Non possiamo semplicemente dimenticare questi bambini affamati come se non contassero nulla. Dio non li ha creati per questo. Lui li vede. Lui li sente. Lui ognuno di loro conosce per nome. Poco fa ho visitato uno spazio Turkana in Kenya. La situazione lì oggi è proprio da disperare. Ho passato la giornata con uno che si chiama Ekai e con il suo piccolo bambino che si chiama Ella. Io penso che non dimenticare mai i loro nomi. Loro pascolavano le pecore in ricerca dell'acqua. Elon non andava a scuola a causa della fame. Nel loro paese 2 anni non ha piovuto. Gli animali morivano di sete. Il padre Ekai mi ha detto che lui sa che i suoi uomini cominciano a morire. Questa è la realtà con quale si scontrano milioni di persone oggi nel mondo. Mi piace il fatto che il numero di bambini che in questo momento nutriamo finisce con numero 1. Perché sono belli i numeri, ma in questo lavoro noi non cerchiamo i numeri. Noi pensiamo un bambino affamato, un bambino che ha suo nome. Così è con tutti voi giovani qui. Dio vi conosce. Lui vi vede. Lui vi conosce per nome. In questi giorni io prego che questo conosciate in un modo più profondo, che Lui vi ama. Lui non vi lascerà mai. Quando noi diciamo che i pasti di Maria sono opera d'amore, noi parliamo d'amore che si riceve e si dona. Noi possiamo amare solo perché è Dio per primo amato noi.
this work has to stay rooted in prayer. Per questo noi sappiamo che questa nostra opera deve rimanere irradicata in preghiera. Io penso che la Madonna viene qui in tutti questi anni per darci una mano a conoscere questo, sapere che Dio esiste e che Lui ci ama. Partecipare all'opera come Mary's Meals, cioè i pasti di Maria, noi facciamo vedere il suo amore, facciamo vedere Gesù. Io ringrazio dal profondo del mio cuore a tanti che aiutano questa nostra opera, che l'appoggiano. Grazie perché voi ci date contributo perché questi bambini possano mangiare. E invito tutti voi che magari non siete ancora entrati in quest'opera, vi prego, aggiungetevi alla famiglia dei pasti di Maria. Ciascuno di noi può fare qualcosa. La Madonna ci invita di essere apostoli d'amore, apostoli di pace. Quando poco fa ero in Kenya, sono rimasto colpito che è lì, in quella zona dove noi serviamo i pasti di Maria, evidentemente c'è più pace, perché fame provoca dei scontri, provoca violenza, provoca la guerra. Così spero che Mary's Meals in suo piccolo aiuta il progetto della Madonna per la pace. E quando la Madonna ci invita di essere apostoli di amore e di pace, partecipare a questa opera è uno dei modi per dire sì. E per questo vi prego, andiamo avanti con la gioia, un bambino per bambino, facendo vedere Gesù mentre andiamo avanti. A moment ago I mentioned Kenya and the need there. Poco fa ho citato Kenya. Sono felice perché oggi abbiamo un ospite particolare, veramente particolare, Abin. Una che opera nel nostro progetto in Kenya, dalla Kenya, è venuta solo per stare questi giorni con noi. Sono proprio felice perché adesso posso passare la parola a lui, a lei, perché lei parlasse della nostra opera. Grazie. Thank you very much. Grazie mille. Mi chiamo Amina Kwedi, sono coordinatore nazionale per Mary's Meals in Kenya. Per Mary's Meals sono già da 6 anni e sono contenta, felice per poter essere qui in questo luogo. Sono felice anche perché posso essere qui, perché da qui è iniziata questa idea di pasti di Maria. Per me è un onore poter essere in un luogo particolare come questo. Scusate, questo luogo a me e tanti a casa nostra significa tanto. E ovunque andiamo.
Ovunque noi andiamo, noi arriviamo nei luoghi di tanta sfida. Ma nonostante le sfide, questi luoghi sono ispirazione per noi. Come anche gli uomini che ogni giorno vengono, ogni anno vengono in questi luoghi. Lì dove andiamo noi, lì il fame toglie tante vite. Questo è un luogo dove fame significa mancanza di educazione. Questi sono luoghi nei quali fame significa conflitto e versamento di sangue. Noi andiamo nei luoghi dove fame significa mancanza di speranza e di fede. Andiamo nei luoghi dove fame significa che 50% dei bambini è sottopeso. Noi andiamo nei luoghi dove fame significa mancanza di dignità. A Turkana, da dove vengo, c'è un detto, esiste un detto? Lì dove non c'è fumo, dove non c'è fuoco e non si vede fuoco nella scuola, lì non c'è scuola. E se i bambini vengono a scuola e vedono che lì non c'è fuoco, loro tornano a casa. Lì da me in Kenya ancora migliaia e migliaia di bambini aspettano pasti di Maria. Anche se noi nutriamo 140.000 bambini ogni giorno. Per questo noi abbiamo bisogno di tante persone come siete voi per avvenire con noi, perché quei bambini possano venire a scuola ogni giorno. Noi a Mary's Meals crediamo che l'appoggio che ci date voi ci aiuterà a risolvere il problema di fame in quelle zone. E questo porterà a zero i conflitti e diminuiranno anche le sfide che ho citato prima. Quando mi ha detto che devo venire qui ero proprio entusiasta perché qui è iniziato tutto. Non c'entrava che io dovevo viaggiare per 3 giorni per venire qui, perché io volevo vedere il luogo da dove è iniziato tutto. E quando torno a casa io potrò parlare di Medjugorje, perché io ho visto tanti volontari che aiutano i pasti di Maria. I will go and tell volunteers back at home that there are many like them. Io dirò ai volontari da noi che ci sono tante persone come loro. Già da 20 anni, in 19 paesi, noi nutriamo i bambini che vanno a scuola, e questo per noi significa tantissimo. Nostra crescita è iniziata pian pianino, nutrendo qualche centinaio di bambini. E a Mary's Meals abbiamo sviluppato un modo particolare di applauso per far vedere che siamo cresciuti pian pianino e con umiltà. Adesso prego ciascuno di voi, alzate la mano e mettete dito in aria
voi cercate di fare un piccolo applauso sul palmo dell'altra mano per far vedere che abbiamo iniziato con umiltà nutrendo qualche centinaio di bambini. Adesso cercate di farlo con due dita per vedere che pian pianino siamo cresciuti fino a 200 bambini. Adesso cercate di farlo con tre dita per vedere come continuava questa crescita, e questo fa vedere una continua crescita. Adesso cercate di fare con quattro dita, e questo fa vedere che noi pian pianino crescevamo ancora. Adesso cercate di fare applauso con tutte e due mani, con tutte le dita. That represents the number of children we've grown so far, and we still have a long way to go. Therefore, I request each one of you, the people who have not joined Mary's Mills yet, to think about joining Mary's Mills, because that is the way we are going to grow. We are going to grow with the claps and continue. Questo fa vedere quanti bambini nutriamo adesso, perciò invito tutti voi di aggregarsi a noi per poter continuare a nutrire bambini che ne hanno bisogno. Grazie a tutti voi perché aprite i vostri cuori a questi bambini e ricevete tante benedizioni. Sappiate che avete toccato un cuore di un bambino lontano da voi. Grazie mille dal profondo del cuore. Adesso io vorrei annunciare una bellissima signora che viene dall'Italia. Diana ha una bellissima preghiera, c'è un bellissimo canto come preghiera per i bambini che noi nutriamo e anche per tutti voi qui. Diana, benvenuta. Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Io sono Diana con la J. Ja sam Diana. Può sembrare banale, sono una cantante che scrive e che canta musica sacra, musica cristiana. Ja sam pjevačica koja piše i pjeva kršćansku glazbu, duhovnu glazbu. E se sono qui è perché ho deciso di essere testimonial di Mary's Mills. E ako sam ovdje, to je zbog toga jer sam odlučila svjedočiti za Mary's Mills. Ho una bella e lunga storia di conversione da raccontare. Imam jednu lijepu i dugu priču o mome obraćenju koju trebam ispričati. Qui ho poco tempo e devo essere breve. Ali ovdje imam malo vremena i moram biti kratka. È molto importante per me questo luogo e vi spiego perché. Ovo mjesto je za mene vrlo važno i objasnit ću vam zašto. Da qui nasce la mia conversione.
ovdje se rodilo moje obraćenje. Un rapporto stretto con Maria, da madre a figlia. Jedan tjesan odnos s Marijom, odnos majke prema kćeri. Qui ho imparato a pregare. Ovdje sam naučila moliti. A chiedere. Tražiti. E a seguire i segni. I pratiti znakove. A pregare e ho scoperto che posso pregare con la mia voce, Papa Dio. Što se tiče molitve, otkrila sam da mogu svojim vlastitim glasom moliti Boga Oca. A chiedere, e ho chiesto a Maria di cambiare la mia vita e lei mi ha aiutato. Tražiti. Naučila sam da mogu zatražiti od Marije da promijeni moj život i ona mi je pomogla. E a seguire i segni. I pratiti znakove. E uno di questi è Mary's Meals. A jedan od tih znakova je Mary's Meals. Venite a trovarci presso il nostro stand. Dođite, posjetite nas na našem štandu. Lì troverete anche la mia musica. Tamo ćete pronaći moju glazbu. Che aiuta e sostiene i miei bambini e adesso da oggi i vostri bambini di Mary's Meals. A ta moja glazba pomaže do danas, a od danas ima i vašu pomoć djece koju pomaže Mary's Meals. La più bella testimonianza siete voi. Najljepše svjedočanstvo ste vi. Per aver risposto sì a Maria. Jer ste rekli svoje da Mariji. E da oggi esiste un altro virus. I od danas postoji još jedan novi virus. Il virus dell'amore. A to je virus ljubavi. Contaminate il mondo. Zarazite svijet. D'amore. Ljubavlju. Siate luce. Budite svjetlo. Contaminiamoci. Zarazimo se. E per me l'amore ha il nome di Mary's Meals. A za mene ljubav nosi ime Mary's Meals. Oggi sono qui per cantare due brani. Danas sam ovdje da bi vam otpjevala dvije skladbe. Un brano dedicato a Maria, madre dell'amore. Jednu skladbu koja je posvećena Mariji, majci ljubavi. E un brano che è il primo canto che ho scritto per Gesù. Signore, sono qui. I jednu skladbu, prvu skladbu koju sam napisala za Isusa. Gospodine, ja sam ovdje. Grazie. Hvala vam. Madre dell'amore.
sosiega mi corazón. Grazie Mingus, grazie Amina, grazie Mary Smith. Grazie, grazie, grazie. Voilà, thank you Mary Smith. Grazie a Mary Smith. Grazie per vostra testimonianza. Grazie. Grazie anche a Magnus. Grazie perché voi siete le mani aperte di Maria, perché siete estese, mani di Maria estese, per i bisognosi. Grazie. Adesso segue un canto insieme al nostro coro e orchestra internazionale.
Ali čuperani noći, de prezidi neka ču ime Kristovo. Neka potnu! Slavit ću te dan i noći, de prezidi neka ču ime Kristovo. Jeriko se zidi. Čelu vojske gospodnje stoje pobjednik, a kakav ide bedenik. Jerikom se živi me, neka padu, kad čuju ime Kristovo. Neka padu, kad čuju Jezusa menja. Neka padu, kad čuju Božju pobjedu. Ću te dan i noći, de prezidi, neka ču ime Kristovo. Neka padnu! Slavit ću te dan i noći, de prezidi, neka ču ime Kristovo. Jeriko se zidi. Oh,
Koja radost. Koja milina u srcu. Che piacere nel cuore. Questo è quello che la Madonna ci augura, cioè di trovare questa gioia, perché la gioia è frutto dell'incontro con il Signore. Un pensiero prima di annunciare altre due persone, un pensiero della scuola della Madonna. Qualcuno disse: dove si spiega troppo, nessuno si sorprende più. Possiamo conoscere il fiore, analizzare questo fiore, ma questo non basta per vivere il fiore, per provarlo, perché vivere la bellezza di un fiore avviene attraverso la meraviglia, e la meraviglia inizia con un'osservazione attenta. Allo stesso modo possiamo parlare di stelle nelle categorie della matematica e della fisica, ma questo non è sufficiente. Vivere la bellezza delle stelle avviene guardando e ammirando. Dio è un mistero, è un segreto. Dopo l'annunziazione, nella messa, il sacerdote dice: il mistero della fede. Questa è la miglior definizione di Dio, poiché Dio è un segreto, un mistero. In quel mistero possiamo immergerci solo con la preghiera, con il cuore. Solo da piccoli, da bambini, possiamo avvicinarsi al mistero, all'essere di Dio. Come Mosè, togliere i sandali e mettersi dinanzi al Signore, che è il mistero. Adesso voglio annunciare due giovani persone, sono Daniel e Anna, dal Daniel Ange, Jeunesse Lumière. Anna parla spagnolo e Daniel lingua ungherese. Adesso ascoltiamo la loro testimonianza e la loro esperienza. Grazie mille. Servis para que podamos vivir estos días de gracia aquí. Grazie tanto a tutti voi che siete qui, soprattutto voi che siete in servizio, perché noi possiamo essere qui in questa. Grazie. Mi chiamo Anna, ho 20 anni e provengo da Valencia, Spagna. E sono qui con Daniel. Ciao a tutti, io sono Daniel. Vajdaságból, Délvidékről érkeztem magyarként. Ho 20 anni, sono da Vojvodina come un ungaro. Hemos venido aquí para presentaros la escuela Jeunesse Lumière. Siamo venuti qui per presentarvi la scuola Jeunesse Lumière, che significa giovani della luce. Es una escuela internacional de jóvenes de misión y de oración. Questa è una scuola internazionale dei giovani per la missione e preghiera. Cioè, noi siamo giovani da 18 a 30 anni che decidono di fermarsi durante un anno, fermare il loro studio, il loro lavoro. Per dare un anno a Dio e per profondizzare,
approfondire la loro relazione con Dio. Questa scuola è stata fondata nel 1984, è fondata dal nostro padre Daniel Ange. Si situa al sur de Francia, cerca de Toulouse. Ed è situata al sud di Francia, vicino a Toulouse. E adesso abbiamo già 38 anni. Ci siamo anche negli altri paesi, in Italia, in Polonia, in Ungheria, in Camerun. I due in Africa, Benin e Camerun. Entonces, esta escuela se basa en cuatro pilares. Questa scuola si basa su quattro pilastri: orazione, formazione, vita in comunità. E il quarto è la missione. Il quarto è la missione. Después voy a contar un poco cómo se llega a esta escuela. Dopo vi spiegherò come potete venire a questa scuola. En esta escuela rezamos porque la oración es estar con Dios, hablar con Dios. In questa scuola preghiamo perché la preghiera è essere e parlare con Dio. Abbiamo i momenti di orazione personale in silenzio. Alabanza la Santa Misa todos los días. Abbiamo i momenti dell'orazione, della preghiera in comune, celebrare Dio, Eucaristia di ogni giorno. E anche il rosario, proprio quello che abbiamo fatto questa settimana. Personalmente io mi acerqué a esta escuela porque tenía un deseo de acercarme a la oración. Io personalmente sono entrata in questa scuola perché avevo un grande desiderio di avvicinarmi a Dio. Volevo approfondire la mia relazione con Dio e vivere con Gesù nella mia vita quotidiana. Il secondo pilastro, che è la formazione, ogni settimana abbiamo un altro corso su differenti temi della fede per approfondirla: bioetica, matrimonio, storia della Chiesa, matrimonio, giudaismo. E per me questa formazione è molto importante. E per me questa formazione è molto importante. Perché mi permette di approfondire la mia fede. Di conoscere di più la mia fede, in cosa credo. Risolvere i miei propri dubiti. E di poter rispondere ai dubbi degli altri. E il terzo pilastro è la vita in comune, in comunità, dove durante un anno, cioè da settembre a giugno dell'anno prossimo, viviamo insieme in una casa come una grande famiglia. Noi a casa da soli facciamo tutto, la pulizia, tutto,
Prepariamo la liturgia. También hacemos deporte juntos, salidas. Facciamo lo sport insieme. Che facciamo insieme? Una vida que nos permite aquello que Jesús, el amor que Jesús nos da en la oración. Una vita che ci permette vedere cosa Gesù ci dà nella preghiera e metterlo in pratica con i fratelli che sono intorno a noi. Per me personalmente questa era un'esperienza che mi ha lasciato conoscere me stessa, nella quale ho conosciuto i miei prossimi e ho imparato come accettare me stessa e anche gli altri. Questa è un'esperienza della vera carità. Imparare ad amare in ogni momento e anche nelle differenze, perché siamo tutti differenti, ma poi proveniamo anche dai paesi differenti, culture differenti e le lingue. La comunione della Chiesa Universale. Io lì davvero ho vissuto una comunità della Chiesa Universale. Il quarto pilastro è la missione. Darnos cuenta de que Jesús, el encuentro con Jesús, e lì capiamo che l'incontro con Gesù lo más importante, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Incontrare Gesù era una cosa più importante, la cosa più importante che mi sia successa nella vita. Gesù mi dà la vita, mi dà l'allegria e mi dà la paz. Quando capiamo che Dio mi ha dato la vita, la gioia, la pace, non posso conservarlo solo per me stesso. Por amor a Dios y a los demás, necesito decir y anunciar que Jesucristo está vivo. Per l'amore per Dio e gli altri, io ho quel bisogno di dire che Gesù, di annunciare che Dio è vivo. Personalmente, hacer la misión ha sido algo muy difícil. Per me, personalmente, la missione era troppo difficile, perché io sono una persona molto riservata. He descubierto que estar hoy aquí hablando hacia vosotros. Ma ho scoperto che, ecco, essere qui oggi che sto parlando a tutti voi. Jesús me ama y él me ha invitado. Questo lo faccio per l'amore puro, per puro amore, perché Dio mi ama. E ho capito che niente è impossibile per Dio. Y es verdad que surgen muchas dudas. Ed è vero che avvengono molti dubbi. Cosa dirò io qui? Cosa posso fare io? Cosa penseranno di me? Ma alla fine è solo testimoniare quello che Dio con i miracoli che fa nelle nostre vite. Antes de venir, le decía a mi madre che stava stressata. Prima di venire qui ho detto alla mia mamma che stavo sotto molto stress e lei mi ha detto che lei conosce la mia vita e solo dovevo fare la testimonianza.
Entonces voy a contaros un poco de dónde vengo y dónde estoy. Perciò adesso vi dico da dove vengo e dove sono adesso. Come ho detto prima, sono da Valencia. Io sono la terza da 7 fratelli e sorelle. Vengo da una famiglia cattolica che ha vissuto la fede nel cammino neocatecumeno. Così ho conosciuto Gesù da quando ero piccola. Entonces, bueno, pues con mi familia siempre he estado muy a gusto. Perciò per me era sempre molto bene nella famiglia. Sempre avevamo molti figli, bambini. In missione. Quando ho avuto 8 anni sono andata in missione con i miei genitori e la famiglia. E questa era un'esperienza della provvidenza di Gesù che ha cambiato la mia vita. E dopo, quando ho avuto 12 anni, entrei in un collegio. Siamo tornati a Spagna, io sono entrata in scuola. Pues io seguía yendo a misa con mis padres los domingos. Io continuavo ad andare a messa con i miei genitori le domeniche. Io non ero allontanata da Dio in una maniera visibile. Tenía nada, no sentía nada, no. Mi pregunta era. Ma nella mia interiorità non ho sentito niente. La mia domanda era sempre. ¿Qué tiene que hacer Dios en mi vida? Che deve fare Dio nella mia vita? Che c'entra Dio con la mia vita? Io ho visto questo. Cioè, io ho visto lui nelle vite di altre persone, dei miei genitori, ma cosa Dio vuole da me? Quando a 13 anni ho vissuto un anno molto difficile, ho avuto problemi con le amiche nella classe. Mia nonna è morta quell'anno e con tutto questo soffrimento ho chiesto a Dio, ma tu davvero esisti? E cosa devi fare tu nella mia vita? E ese verano hice una peregrinación a Assis. Quell'estate sono andata in Assisi in pellegrinaggio. Adesso viene una parte la parte bella. E una notte rezando delante di una cruz, pues come questa. E una notte mentre pregavo sotto la croce come questa. A Gesù che sempre aveva conosciuto. Guardando a Gesù che conoscevo da sempre. Io ho detto a lui, Gesù, io conosco tutta la tua vita, la tua storia. In quel momento potevo mettere davanti a lui tutti i miei dubbi. Come vedere il soffrimento di Gesù nella croce. E ho sentito che io posso vedere il soffrimento di Dio, di Gesù sulla croce. E ho capito che Gesù era l'unica persona che è morta dall'amore verso di me. Sì, Gesù è morto per te. Ma nonostante vive,
Gesù è risorto per poter essere qui accanto a me, perché io possa conoscere la gioia, per poter imparare a vivere con la gioia. Ma quello che ho vissuto in quel momento, io non l'ho capito molto bene. Ma sono tornata a casa con una... ero molto certa che Dio esiste. De che Dio esiste. Da buon posto. Che Dio esiste. Si è perso un po' i pensieri. Entonces, empecé a darmi cuenta de por qué quiero ir a la iglesia, ¿no? Allora ho cominciato a capire perché io voglio andare a chiesa, in chiesa. E ho capito perché io non voglio andare a chiesa solo perché i miei genitori mi portano lì, ma perché io voglio conoscere Dio. Il cammino sono i sacramenti. E la Chiesa mi ha mostrato che il cammino che la via sono i sacramenti. Io continuo studiando. E parallelo a questo ho continuato i miei studi. E poi ho cominciato a chiudermi un po' per le ferite della mia vita. Tutto va bene. E ho cominciato a chiudermi dentro di me e creare un'immagine che tutto andava bene. Anna è perfetta, Anna non ha problemi. Quando però igualmente seguia yendo alla iglesia. Della stessa maniera andavo a chiesa. E Dio sempre mi ha protetto dalle molte cose. Anche quando io non capivo o non vedevo la via, Gesù sempre mi portava verso sé. Mi primo anno di università. Primo anno della mia università. Studio biologia, bueno, Io studio biologia. Fu un anno molto difficile. Era un anno molto difficile. Sentia che non potevo studiare. E ho sentito che non potevo studiare. Che necessitava algo differente. Che avevo bisogno di qualcosa differente, un cambio. Entrare solo nella vita di studio e lavoro. Io avevo bisogno di trovare la gioia in oggi, nel momento di oggi. E tre mesi dopo, prima di finire l'università, ho conosciuto la scuola Jeunesse Lumière. Non l'ho detto, ma in spagnolo si dice la gioventù della luce. Quando ho conosciuto questi giovani ho capito che potevo dare un anno della mia vita a Dio, e questo mi è sembrato molto bello, ma avevo già cominciato l'università,
non parlavo francese, non avevo soldi. Come dire questo ai genitori? Tanti dubbi, tante lotte col maligno. Perciò l'ho lasciato in fondo dei miei pensieri. Quando ho finito quell'anno di università, ho fatto un rinnovamento spirituale. Dove mi hanno proposto di fare un volontariato, una cosa differente dalla mia vita. E al ascoltare questo senti una paz interior? E a sentire questo ho sentito una pace interiore. E questo è un frutto dello Spirito Santo? E semplicemente questo mi ha proposto di dire sì. Io devo andare. E dove? E l'unico che veniva a mia cabeza era Gennes Lumière, Gennes Lumière. E l'unico che entrava nella mia testa era Gennes Lumière, Gennes Lumière. Non tengo nada che perdere. Perciò ho detto non ho niente da perdere, sto cercando, ho sete di Dio, della vita verità, e ho contattato questa scuola che dura 2 mesi di estate, mi hanno detto che già a settembre potevo cominciare con la scuola. Perciò io non conoscevo questa scuola, non conoscevo nessuno dentro. Ho detto addio a mia famiglia. È cominciata una nuova avventura. Mandata dalla Chiesa e la Chiesa, Maria e Gesù mi hanno protetto. E l'esperienza che ho vissuto questi 2 anni. Personas que pueden hacer un segundo año para estar al servicio de la iglesia, perché alcune persone possono rimanere 2 anni nella comunità perché il secondo anno stanno al servizio della comunità. Lì ho capito e scoperto chi sono io. È tutta la via che Dio vuole fare con me. Ho imparato come lasciare Dio che entri nei miei soffrimenti, sofferenze, e che posso essere felice anche nel presente. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek előttetek. Per me è una grande gioia poter essere qui con voi. Egy kicsit sokan vagytok, nem gondoljátok? Non pensate che siete un po' troppi qui? Amit most az én történetemben el fogok mondani, az amit én hogyan megtapasztaltam. Io adesso vi racconterò la mia storia, come l'ho vissuta io. Más személyek, a családom, barátaim máshogy élhették meg. È possibile che le altre persone, mia famiglia, i miei amici, hanno vissuto questo in una maniera differente?
Io non ho avuto un'infanzia normale. Non ho vissuto e sperimentato l'amore dei miei genitori nell'infanzia. La mia famiglia è una famiglia cristiana, ma mai abbiamo parlato della fede. I nostri genitori ci hanno battezzato e andavamo a messa. Quando ero in prima media, mio padre era sempre ubriaco. Questo in me ha creato un'ansia, ho soffritto molto per questo. Lui era molto aggressivo quando era ubriaco ed ha abusato a nostra madre e me. Non ho avuto un rapporto con lui. Cioè, lui non si occupava di noi, non parlava con noi. Io adesso vorrei raccontarvi come io sono diventato. Mia madre ha una malattia per la quale prendeva farmaci molto forti. I medici gli hanno detto che io sarei nato senza mani e senza piedi. L'hanno consigliato anche di abortire. Ma io sono qui e sono nato sano. Io sono sicuro che mia madre ha pregato molto per me. Nella scuola ero sempre il più piccolo. La persona che era sempre picchiata. Non avevo amici perché ero sempre fuori dalle amicizie degli altri, dai gruppi. Mi sono chiuso dentro di me, non volevo far parte, avere amici. Ed ero molto solo. Io non vedevo il senso della mia vita perché non ricevuto amore, non sapevo perché vivevo. Nella prima media sono andato in un campo estivo. Questo era un campo religioso dove si camminava molto. Ho vissuto un grande amore di Dio. Il leader di quel gruppo ha mostrato così tanto amore verso di me, amore che io fino allora non avevo sperimentato. Attraverso questo il Signore in un modo molto forte ha cominciato a guarirmi e a trasformarmi. Da quel momento la mia vita è cambiata, diventavo sempre più aperto, ma questo processo era molto lento.
Ogni anno andavo in un viaggio o peregrinaggio e tra l'altro sono arrivato anche a Medjugorje. Nel 2014 sono arrivato a Medjugorje per la prima volta. Mi ho sentito qui a casa dalla nostra Madre Celeste. Ogni volta che viene l'opportunità, io torno qui a Medjugorje. Dopo di questo, i miei genitori si sono separati. Dio mi ha dato l'opportunità di poter aprirmi, perché mentre i miei genitori erano insieme io ero molto chiuso. Ho cominciato a suonare la chitarra e andare a quel campo estivo. Dopo alcuni anni, quando sono cominciato ad andare nella scuola superiore, facevo parte di un rinnovamento spirituale. Allora ho sentito di questa scuola che ha la sua missione. Ho sentito che loro vogliono fondare questa scuola anche in Ungheria. Ho sentito una forza grande, una chiamata di andare in quel luogo dove vogliono fondare la scuola. Vorrei rinnovare il mio rapporto con Dio ed essere più vicino a Lui. È davvero quello che durante quest'anno noi diamo al Signore in questa scuola. Lui lo moltiplica e ci dà molto di più. Cioè, io dono un anno della mia vita quando non lavoro, non studio, ma mi ritiro in quel posto, circondato dalle persone sconosciute, vivo in una comunità. La scuola non ha cominciato allora quando hanno detto, perciò mi sono iscritto in uno studio. Ma Dio mi ha invitato di guardare questa scuola in Francia, di cercarla. Durante i miei studi, uno dei pilastri della scuola, evangelizzazione, è una cosa che era molto lontana da me. Io non sapevo cos'era evangelizzazione, come si faceva questo. Allora mio padre ha avuto molte difficoltà, ha perso la sua mamma, cioè mia nonna, e una dopo l'altra venivano queste cose brutte. Una volta l'ho chiamato e abbiamo parlato per telefono. E quando lui ha cominciato a parlare delle sue difficoltà, io ho sentito lo Spirito Santo. Hogy én mondjak neki valamit.
Ho sentito che Dio vuole dire qualcosa attraverso di me. Tutto quello che io ho vissuto in questi pellegrinaggi, rinnovamenti spirituali, noi abbiamo cominciato a pregare ogni sera insieme. E io gli ho offerto di pregare insieme, cioè lui si era molto allontanato molto dalla fede e da Dio. E adesso, quando ho pensato di tutto, nella preghiera ho avuto i pensieri. E ho capito che la preghiera è quella che connette i cuori, che ci guarisce e che ci dona molta misericordia e grazia. E Dio ha cominciato a guarire il rapporto tra me e mio padre. Dopo la preghiera ogni sera noi abbiamo parlato. E poco a poco Dio ha cominciato a guarirci, noi e il nostro rapporto. Così io nella mia propria famiglia ho avuto l'esperienza dell'evangelizzazione. Dopo di questo sono andato in Francia ed ha cominciato questa avventura grande. Neanch'io parlavo francese, ho avuto molte paure e prima volevo dire no a tutto questo, ma ho avuto una grande chiamata da Dio. Quello che voglio sottolineare da questa comunità, quello che io ho sperimentato durante quest'anno, un anno con loro, è come, in quale maniera posso imparare ad amare i miei prossimi in quella comunità. Cosa significa amare? Sfortunatamente io non sapevo come dobbiamo amare veramente, ma grazie a questa comunità nella nostra comunità ci sono tre piccole regole. Durante quest'anno noi non abbiamo rapporti di fidanzato e fidanzati. Per evitare la formazione dei piccoli gruppi, ma di rimanere un'unità sola. Noi vogliamo dedicare il nostro tempo a ognuno. Lì, proprio per questo, io ho avuto una guarigione forte, perché i ragazzi e le ragazze abbiamo vissuto insieme. La maniera in cui io posso comunicare con le ragazze e guardarle come mie sorelle. Questo mi ha creato molte difficoltà, ma durante quest'anno ho ricevuto molto. La mia sessualità era molto ferita, non parlavo di questo, ma parte della mia infanzia
e la porto con i miei genitori. Tehát sok mindent nem értettem a testemmel, magammal kapcsolatban. Non ho capito molte cose legate al mio corpo e questa tematica. Hogyan kommunikáljak, beszéljek, szeressem a nővéreimet. Per la maniera in cui io ho imparato a comunicare con le mie sorelle, come amarle, ha dato molto alla mia guarigione. Io ho sempre un bisogno di, cioè, Dio mi ha dato Anna, la mia fidanzata, che è mia amica, fidanzata, che è un miracolo molto grande. Perché noi proveniamo da differenti nazioni e lingue. Cioè, io lì scopro la volontà di Dio. Lui aveva voluto che io venissi a quella scuola e dopo un anno che io cominciassi il rapporto con Anna. Attraverso di questo abbiamo le esperienze molto ricche nella comunità con Dio. E Dio guarisce molto la mia sessualità. E dopo questo io ho ricevuto e accettato l'invito di far parte di quella scuola a Budapest, ed è una gioia molto grande poter testimoniare a voi az életük középpontjába helyezni. Posso rivolgermi ai giovani che vogliono mettere Gesù al primo posto della loro vita, che vogliono annunciare la buona novella di Gesù, perché questa è la missione di tutti noi, di divulgare la buona novella e Gesù. Most nem igazán volt sok időnk mindenről beszélni. Noi non abbiamo avuto il tempo di raccontarvi tutto. Megláttok bennünket, megszólíthattok. Noi rimaniamo qui, se voi ci incontrate da ogni parte potete rivolgervi a noi. Tehát bármikor beírjátok az internet, hogy missziós iskola, vagy Jeunesse Lumière franciául. Cioè, anche su internet ci potete trovare la pagina web Jeunesse Lumière o Scuola Missionaria. Érez egy hívást az Istentől, hogy ő egy évet adna, nincs mit csinálnia, vagy van, de hogy mégis ezt ő odaadná. Tutti che cercano Dio e hanno un anno libero, sabbatico, e volete dedicarvi proprio a questo? Possono far parte di questa scuola e sperimentare la guarigione e la crescita nell'amore di Dio. Grazie. Hvala Danielu, Jani, grazie a Daniel e a Anna, a Jeunesse Lumière, e adesso preghiamo insieme con Maria e Gesù.
Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ed il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Za pokojne, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. Riposino in pace. Dragi mladi prijatelji, cari amici giovani, riposate, mangiate bene, buon pranzo a tutti. E adesso cantiamo una canzone e ci vediamo alle ore 17. Per una testimonianza molto interessante di Benjamin David dalla Francia, che sarà molto interessante. Ci vediamo alle ore 17. Caminaremos siempre en su amor.
tim svim svjedočanstvima i svemu onome što ste čuli, nekako smo i zaključili ovaj dio